Ciao a te, ciao. Ah, ciao Chiedo Luca. umilmente perdono. Figurati, immaginavamo avessi avuto problemi in ufficio. Sì, infatti, guarda, tra l'altro sto chiudendo, quindi assisterete all'uscita dal lavoro. Bene, ottimo. In diretta, come stai? Bene, bene, bene. Un po' casinati, perché sembra che oggi abbiano aperto, non lo so, sembra che è finita la scuola, non lo so. Sacco di gente, era 2 mesi, sarà stato che sono 2 mesi che non veniva quasi nessuno, se non chi aveva stretta necessità, ma oggi proprio, boh. Oggi con la Ah. libertà dal 4 in Mamma poi mia, supera troppo, tutto. troppo. Mamma mia, mamma mia. Scusate, ecco, però è Ah, figurati, figurati. Vabbè, stato un casino. questo è il bello delle dirette. Non è neanche tanto bello da vedere l'officina ora perché c'è un gran casino. Tutte le moto dentro, tutto, perché noi dobbiamo mettere dentro e fuori. Beh, certo. Giorno e no. C'è un po' di tute, vedi qua, dal 99 al 2020. Belle. Tranquilla. Ah. Poi vabbè, stiamo preparando un R6 qui del nostro il pilota della Coppa Italia, Cavazzoni. Lì c'è un R1, abbiamo la mamma di tutte le moto. Eh beh, Anche una bella testa. cosettine più particolari. Ah. RD500. Beh, c'è un po' di tutto lì dentro, eh. CR125, 92, 3, non mi ricordo. Ah, Sì, c'è cavolo. di tutto e di più, c'è veramente anche troppo. Ah, questa poi. Beh. Questa. Vabbè, andrebbe girato così, però l'abbiamo attaccata al muro. Bellissima questa. Eh sì, questa è la mia bambina. Ma intanto com'hai passato questi giorni di quarantena? Oh. Qua dentro. Noi col codice Ateco nostro potevamo rimanere aperti, quindi abbiamo sfruttato l'opportunità per finire un po' di cose che avevamo da fare. Eravamo rimasti impugnato con la preparazione di alcune moto. Ho chiuso tutto, sì, ho fatto l'allarme. Eravamo rimasti un po' indietro, quindi abbiamo sfruttato l'occasione, ora siamo abbastanza in pari. Ti sei portato un po' in pari col lavoro, beh, Sì, giustamente. il problema è che ora arriva tutti insieme, sarà un imbottigliamento Eh sì, adesso di arrivano niente. tutti. Tutta la gente che spagna deve ritornare in moto appena daranno Esatto. libera. No, sì, io non vorrei essere il commissario della prima curva, della prima pista. Ci sarà un casino. Sì. Beh, tra l'altro un bene che la gente magari ha più voglia di tornare in pista e... Quello sicuro, quello sicuro. Ci sono, salgo sul furgone e Vai, vai. vado a casa. Così proprio tutto in diretta. Ecco qua. Ora, scusami, ma almeno vedi anche l'arrivo a casa, il saluto della Federica. Abbiamo tutto, esatto, officina, furgone e casa. Sì, non so dove metterlo questo. Aspetta, devo trovare il posto. Vabbè. Comunque, ce l'ho fatta. Ecco. Ok, beh, cinture e via. C'è, sempre. No, io no, sono, non so se è una cosa mia o... non riesco, anche sposto il furgone, metto 30 metri più avanti, io senza cinture non riesco ad andare Ormai avanti. Per fortuna. è Per un'abitudine in automatico, meglio così. Beh, fortuna, guarda. intanto Luca, per chi non ti conoscesse, i nostri follower, allora... Ah, sì. Vittoria Sono del un meccanico di 2006, Arezzo. Vittoria del 2006 nel campionato italiano Superstock, terzo nella Coppa del Mondo Stock e nel 2007 l'avventura nell'Ama Superbike. Poi hai conquistato un titolo italiano nel CIP in Superbike nel 2008 con MV Agusta. E di questo periodo che ricordi hai? Ah, beh, il periodo lì è stato uno dei più belli, quelli che diciamo mi ha dato la possibilità di essere Luca Scassa un pochettino, per quel poco che sia, ma chi mi conosce, tanti mi conoscono per quel periodo lì, e tanti anche per il periodo Kawasaki 2003, quando ho vinto l'italiano, Stock 600, oppure l'anno con Pedersini nel Mondiale Superbike, con Aruba, con la Ducati, con... Madonna mia, sono vecchiato, mi sa, lo sto dicendo troppo. Comunque sì, diciamo che l'anno 2006-2008 è quello un pochettino più
che poi ha combaciato. Oh, crash, prima caduta dell'anno. Ecco. Ha combaciato con i miei 24 anni, 25 anni, cos'era? 23-24 anni, che sì, solitamente è l'età in cui un atleta è più performante in qualsiasi sport, disciplina. Quindi dopo inizia la fase, non ti dico calante, ma a 24 anni uno è al top. È il top, quello sì, sì, sono gli anni in cui... 5-28, e quindi era stato il periodo un po' più bello, diciamo, anche soprattutto per quanto riguarda la mia soddisfazione personale, un po' perché sono andato in America da pilota ufficiale Media Augusta a correre il campionato americano Superbike, dove ho realizzato uno dei miei sogni più grandi, sì, che avevo da prima di iniziare a correre in moto, che io prima giocavo a basket. Ho giocato a basket tanti anni e giochicchio ancora ogni tanto. Chi mi segue su Instagram un pochettino cosa lo sa. E quegli anni lì ho avuto l'opportunità di conoscere Michael Jordan, che per me era un sogno veramente, più di Valentino per le moto. E lui aveva un team Jordan Suzuki. Bello quello. E è venuto un giorno in pista, si è visto, perché sono arrivati tipo 4 SUV neri, 2 bianchi. Era lui. E tra l'altro quando l'ho conosciuto... Sono quasi ricaduto. Ecco. Ho chiamato un cliente, ora metto giù a tutti. Per un attimo, ma adesso ok, ci siamo. No. E quindi, lo tengo un attimo a mano. E quindi, che è successo? Mi hanno fatto entrare e quando l'ho conosciuto, si è girato, mi ha guardato e ha fatto «Ah, scassa!» M'ha fatto. Cioè, Michael Jordan, che per me era il mio mito di un'infanzia. Il tuo idolo? Io la prima gara MotoGP che ho corso l'ho corsa col 23, tanto per dirti. E mi ha riconosciuto lui, quindi per me, guarda, quella cosa lì, ho detto basta, io posso anche smettere di correre. Esatto, da lì potevi anche andare a casa direttamente. Ah, cioè, Michael Jordan, che sa chi sei, è una roba... Perché lui è appassionato di moto, gli piacciono proprio. Ah, quindi sì, avendo sì, il team, sapeva che c'era questo italiano, questa moto italiana. E è andata così, insomma, è stato bello. Cioè, già solo ripensarci... Mi rende la giornata più bella. Quello è uno di quei ricordi che rimarranno indelebili. Assolutamente. E poi il 2008, sì, abbiamo vinto l'italiano Superbike, che vabbè, magari detta così, bello, importante, però l'abbiamo vinto contro la Yamaha ufficiale con Claudio Corti alla guida, che è il signor pilota, e siamo stati... molto soddisfacente anche quel campionato lì. Sono stati 3 anni veramente, veramente belli. Sì. Ma tornando indietro, ti abbiamo visto anche in qualche gara, quando infatti già parlavi con il team ufficiale a Rubens Superbike. Sì. Ma in quel periodo avresti avuto la possibilità di tornare a correre nel mondiale? Allora, io ho fatto con loro, ho fatto 2 wild card da ufficiale. Una a Misano, che però è durata poco, perché ho saluto la clavicola venerdì mattina. E una manicure sostituzione di Davide Giuliano, e praticamente lì ho corso a manicure, partivo 6º, però sì, c'era con Aruba, quando all'inizio volevamo fare il team, loro volevano fare un team nuovo da zero, creare una struttura qui ad Arezzo, perché Aruba è di Arezzo, della mia città. Sì. E ci siamo conosciuti col proprietario, con Stefano, e praticamente all'inizio volevano fare una realtà nuova, poi non c'era tempo, poi ci sono sono create delle situazioni tali da rendere impossibile la cosa e da dover far sì che Aruba si legasse a Ducati ufficiale come team. Se ci fosse stato il team, avrei dovuto, potuto insomma, correre anche io, però insomma è andata così. Io non mi lamento, perché ho conosciuto Michael Jordan, quindi mi va bene tutto. Quindi quello già bastava. Sì, io sono a posto. Ecco, ti abbiamo perso nuovamente per un attimo. Ok. A chiamarmi, ragazzi. Vabbè, ci sono. Però se metto modalità aerea, dopo non va più la diretta. Ok, ok, abbiamo ripreso.
Ecco, dicevo che No, mi no, chiamano i vero, vero. clienti e tocca, niente, metto giù. Comunque, ci sono quasi anche a casa, quindi il tragitto è molto breve. Ok. Senti, invece, in quel periodo lì, prima ancora, sei stato vittima di un brutto incidente nei test del MotoGP al Mugello con il Esatto, team sì. Yoda, giusto? Con sì, Ci col vuoi team raccontare più o meno Yoda, come è sì. andata la... Ma guarda, lì è successo che il weekend era un martedì. Il weekend prima eravamo a Imola a fare il mondiale Superbike. E io correvo nella categoria Evo con la Kawasaki di Pedercini. Sì. E il lunedì era il 2014, l'anno dopo la mia partecipazione alla MotoGP. Il team Yoda aveva avuto bisogno di un pilota di sostitutivo, che c'era Petrucci, mi sembra si era infortunato tutte e due le caviglie o i polsi, non mi ricordo, no, forse i polsi. E mi avevano chiamato il lunedì, io ero a Imola a fare i test, e praticamente ho fatto i test con Pedercini e gli ho dovuto chiedere se potevo andare a fare la MotoGP per la Yoda. E lo Pedercini molto gentilmente mi ha detto di sì, è stato veramente gentile. E niente, sono andato il giorno dopo stesso, quindi il martedì c'era Biaggi e Hoffman che facevano dello sviluppo al Mugello e mi hanno detto: Sì. guarda, vieni a provare la moto, vieni su, così poi mercoledì parti per Le Mans. Io sono andato al Mugello, il martedì c'eravamo io e Biaggi nel box. Abbiamo aspettato un po' che asciugasse, erano le, mi sembra, 10:30, 11 della mattina. Era appena bastato il tempo, giusto il tempo che se ne parlasse un po' per far uscire degli articoli con scritto Luca Scassa, torna in MotoGP, bla bla bla. Tempo che uscivano gli articoli e che si spargesse un po' la voce. Niente, praticamente al settimo giro, ottavo giro, sono arrivato giù alla San Donato. Sentivo la moto un po' strana che... In gergo si dice tira indietro, cioè entri in curva che è Sì. come se ci fosse troppo motore o una marcia troppo bassa o il freno tirato, come quando in macchina parti col freno a mano, no? Che parti però Sì, senti che non è certo. proprio... niente, ho detto boh, avrò sbagliato marcia, non lo so, era il settimo giro, ci sta, no? Invece sono arrivato alla Luco, alla seconda curva e che si è praticamente inchiodato il motore, completamente inchiodato. Si è bloccata un componente della testa prototipo, erano i primi motori a valvole pneumatiche. Niente, oggi mi sto Ok. incastrando dappertutto. E praticamente sono salittato per aria e sono atterrato sul femore che non si è sbriciolato, ma si è spaccato in due pezzi. Aia. E quindi è finita la mia stagione lì. Però con la pausa. Mi metto sotto il mio bel portico così mi rilasso un po'. Quella pausa lì è servita. Ok. Ora vi farò vedere i miei capelli, veramente. Yeah! No, Questo mi rimetto i periodo un po' capelli, no. tutti siamo conciati così. E quindi, in quel periodo lì è stato, diciamo, lì che Aruba. Abbiamo iniziato a parlare un po' con Aruba perché praticamente c'è stato il. Io ero diciamo, in vacanza forzata Sì, e Stefano di Aruba mi ha chiesto se potevo dargli una mano a iniziare a sviluppare questo progetto che ancora nessuno sapeva niente. E quindi quei mesi lì sono stati comunque importanti perché con Stefano abbiamo gettato un po' le basi di quello che poi è diventato Aruba Racing e quello che è adesso, insomma. Quindi sono quindi contento, insomma. adesso, cioè, quanto c'è stato di tuo in questo progetto di Aruba Racing? Io Quanto ho sostanzialmente dato il tu? mio aiuto per quanto possibile, soprattutto all'inizio, per introdurre un po' il discorso di una persona che non era nell'ambiente, di introdurlo nell'ambiente, quindi presentargli magari vari team, vari personaggi più o meno influenti del mondo delle competizioni, per poi far decidere a loro poi cosa fare, perché poi alla fine io ho dato una mano, tra virgolette, tra amici, ecco. Quindi... Sono stato molto contento perché ho iniziato a ragionare anche non solo da pilota, ma dalla parte di là del box.
quindi ci sono delle dinamiche molto diverse, ci sono, riesci anche a concepire il pilota sotto un'altra ottica, e quindi avrei dovuto farlo prima, mi sarebbe piaciuto farlo prima, perché sì, dopo avrei, cioè, mi sarei potuto comportare in maniera diversa in diverse occasioni, ecco. Ma non perché ho sbagliato, ma perché avrei preferito fare altre cose sapendo come ci si vede da fuori. Esatto. Intanto saluto la mia ragazza. Senti, che ciao amore. Invece adesso hai sposato la EVC con la Suzuki. Sì. E che differenza c'è tra i vari campionati Superbike e CIV? Abbiamo perso Luca un attimo. Purtroppo Luca ha una connessione che è un po' ballerina. Non ti vediamo. Ok. Abbiamo quasi recuperato. Eccomi, ora Ok. ci sono. Niente, oggi va così. Mi dai la sedia, Fede? Praticamente, allora, c'è da ragionare su un fatto che la Superbike e il CIV sono due campionati che sono abbastanza, diciamo, hanno una base molto simile, nel senso che si cerca la qualità sia del pilota che dei team a livello anche di immagine. Ci sono dei piloti molto veloci, ma ci sono anche tanti piloti che non sono molto veloci, ma che sono lì perché possono essere lì. E diciamo che oggigiorno se ne parlava anche con Mr. Helmet nella diretta di qualche giorno fa. Praticamente tanti piloti corrono perché possono farlo, ecco. E nell'endurance è diverso. Nell'endurance intanto non è una cosa organizzata da italiani o spagnoli, e si vede, è più ruspante, è organizzata dai francesi. I francesi hanno questa mania delle gare di durata. E quindi è tutto, partendo da una base di francesismo, di base, tutto viene costruito in modo diverso, i rapporti tra le persone, tra l'organizzatore e i piloti, e poi è un campionato molto diverso, perché sono gare di 24 ore, di 8 ore, 12 ore, che una 8 ore che ormai per me è una gara abbastanza, diciamo, non voglio dire facile, perché non sono facili, però rispetto a una 24 ore, dai, è una passeggiata. 8 ore sono tre gare, sono comunque tre gare da un'ora a spingere a fuoco in 8 ore, quindi parti all'1 del pomeriggio e finisci alle 9 la sera, che hai fatto tre gare e mezzo di un'ora, perché poi la Superbike sono 40 minuti. E quindi anche a livello di umano tra piloti c'è molto più rispetto, non solo con i tuoi compagni di squadra, perché i compagni di squadra è l'unico sport motoristico dove aiuti un altro pilota a migliorare. Si prova a darsi una mano, ad esempio, che ne so, parliamo di un assetto, di un approccio di una curva, di un settaggio di traction, di qualsiasi cosa, tutti insieme per migliorarsi come team. E non c'è, soprattutto all'interno della squadra, non c'è voglia di prevaricarsi, perché se io o chiunque altro trova un modo per andare più forte, deve condividerlo, perché se vanno più forti gli altri ti torna comodo anche a te, perché è la squadra che vince, è la moto, il numero 44 nel mio caso, che fa podio, vinci o non finisce la gara. Quindi l'obiettivo è un team, ma è ancora più team di quanto non lo sia nel CIV, nella Superbike e nella MotoGP. Certo, diciamo che è un po' più familiare, tra virgolette, l'endurance. Sì, come familiare, però ti dirò, è ancora più familiare per tanti aspetti, perché intanto la gara è di 24 ore, ma il weekend non è un weekend di gara, è una settimana di gara. E noi partiamo la domenica prima o lunedì mattina, si va su, dal martedì si inizia a girare,
perché con tre piloti in una giornata di prove libere, anche se è tutta aperta, sì, ogni pilota gira un'oretta, un'ora e mezzo, quindi per girare tutti ci vuole tanto tempo, quindi abbiamo più giornate di test, abbiamo tante gomme da provare e non è che puoi provare una gomma 20 minuti, va bene o va male, va portata avanti quasi 2 ore a volte, quindi è un lavoro diverso che crea anche questo ambiente familiare, ma non perché è un ambiente più pane e pane, vino al vino, ma perché proprio è, il metodo di lavoro e gli obiettivi sono, ti portano ad avere questo comportamento da, da famiglia, e col team No Limits ora siamo ormai, è come avere degli zii e dei cugini a Reggio Emilia, quindi capisci che è un ambiente che ti piace molto, molto bello. Guarda, io voglio finire la mia carriera nell'endurance. Spero che ora ancora noi, poi sinceramente io la prossima gara credo sia nel 2021 perché qui stanno spostando, ma sembra che Macron voglia annullare gli eventi sportivi in Spagna, in Francia fino a fine anno, e quindi sembra che non riusciremo a correre né Le Mans, né il Bol d'Or, né nulla. Sepang sembra la spostino a gennaio, quindi per quest'anno abbiamo fatto i test, siamo andati anche bene, però basta. Senti, invece in questa occasione mi collego a una domanda che ci aveva fatto Johnny24, sì, che ci chiedeva, visto che hai corso quasi tutti i campionati, dalle categorie dall'italiano, alla MotoGP, all'endurance, qual è la moto più difficile che hai guidato? La moto più difficile che ho guidato? Allora, difficile nel senso che non voleva fare quello che volevo io, ok, può essere... può essere la Honda in Inghilterra, Honda Paget, perché loro hanno molta esperienza sulla road race, TT, Northwest, eccetera, eccetera, e hanno, delle impostazioni di lavoro e delle settaggi base di sospensioni e anche preparazione di motore che sono pensati per una corsa su strada. Che vuol dire non importa la potenza massima, importa di più l'affidabilità e la coppia, motore morbido, e noi in tante piste strette, corte, non riuscivamo, io mi ricordo a Nokia ho avuto gli incubi la notte perché io non riuscivo a stare nei 15, sì, lottavo con della gente che non ma non per sminuirli, ma io non sono mai stato neanche vicino a quella gente, li giravo molto più forte, e invece delle piste tipo Assen, Silverstone, molto più guidate, più veloci, con meno ripartenze da fermo, che eravamo prima fila, quarto, quinto, magari Super Polo ero primo, Traxton, piste del genere. Quindi c'è stato, secondo me, quell'anno lì qualcosa che non abbiamo capito, anche perché il team lì, vedi, alla vecchia, perché telemetria, praticamente non c'era il telemetrista, ero io il mio telemetrista. Lì ho imparato tanto perché dovevo, la sera andavo in camper, mangiavo con la Fede, mi faceva la cena, mangiavamo e poi mi mettevo a guardare i dati. Però facevo il pilota, non è che ancora capivo molto, adesso sarebbe quasi da riprovarci, ecco, dopo 8 anni di esperienza. E questa è la moto più difficile da guidare, ma nel senso che non mi ha lasciato molte soddisfazioni, ecco. Certo, certo. E invece la più difficile, che però funzionava bene, direi la Panigale. Ah. La Panigale, l'ultimo modello, il V2, l'ultimo sviluppo 2017, sì, a fine 2016 che abbiamo fatto gli ultimi sviluppi del V2, che poi nel 2017 hanno iniziato a sviluppare il V4. Lì era veramente tosta, però mi ha dato un gusto pauroso, veramente impressionante come moto. Infatti questa era una seconda domanda che volevo farti, appunto, però mai, mi hai già risposto, mi hai anticipato. E invece... Comunque la moto più bella, più divertente che mi hai guidato sono, diciamo, un paio, prima di tutti l'F4, ma non perché ci ho vinto, perché era veramente difficile da spiegare. E... sembra strano, più... sì, no, l'F4 era, io avevo in mano il perno della ruota davanti quando entravo in curva, per farti capire, posso. Era fatta apposta per me, sembrava fatta per me. E però un'altra moto che nessuno lo direbbe, la Triumph 675R, ho avuto un 3 giorni di test quando Parkingo doveva fare, io ho firmato nel 2011 con Parkingo per fare
un anno di Supersport e nel frattempo sviluppare la Superbike per andare con Triumph nella Superbike. Poi la cosa è saltata a Natale, un bel regalo da parte di Triumph, è cambiato l'amministratore delegato e hanno detto ma io le gare no, io voglio fare le Bonneville e basta. E quindi hanno continuato a vendere le Bonneville, hanno bloccato il progetto sviluppo Superbike e quindi io mi sono ritrovato a piedi, senza un il contratto di 3 anni era diventato forse uno. Era... Però con la moto lì abbiamo fatto 3 giorni di testa a Aragon e abbiamo fatto il record della pista subito e siamo stati più veloci e la moto me la sentivo molto bene. Infatti quella ogni volta che vedo un Triumph in giro un'occhiatina gliela do perché è stato una bella esperienza. Avanti il progetto. Poi c'era molta passione, guarda, ho sentito tanta passione soprattutto dagli amatori Triumph, un po' come c'è per MV, un po' come c'è per magari Ducati. Ducati è un po' più un top brand, quindi magari c'è anche quello che di moto non ne capisce niente e compra la non plus ultra. C'è anche, ho detto, che poi magari mi infamano. Sì. Perché sono tantissimi gli appassionati veri sono ducatisti. Però nel Triumph si è creato un po' come Kawasaki, c'è il kawasakista, c'è il triumphista, c'è il GSista che non è un BMWista, ma è un GSista. BMWista non esiste. Il BMWista 4 cilindri è un ex Suzukista, ho notato in officina. Chi c'ha Suzuki compra BMW. E quindi ti dirò, Triumph mi sono rimasto bene. E invece, qual è stata la gara più bella che ti ricordi tra le varie categorie a cui hai partecipato? Gare più belle. Allora, forse il momento... Così a pensarci ho 3 momenti più belli. Il momento forse più emozionante è il primo turno di prove libere in MotoGP. Quello è stato veramente... Cioè, mettersi il casco, ti tirano fuori la moto, passa Valentino, passa Marquez, passa Quattro, passa... ciao. Viene una scarica di adrenalina ed emozione. Lì, adrenalina e un po' di paura, sinceramente, perché ho detto, cazzo, però... ora tocca andare dentro. Tocca farlo davvero, non è che... Sì. Posso dire sì, ho corso in MotoGP ma non sono entrato, tocca entrare e tocca farlo, tocca salire in moto e quello è stato bello. La gara più bella forse è la vittoria in Australia della Supersport, sì. Quando nessuno se l'aspettava, io per ultimo partivo settimo, ottavo, metà gara avevo 4-3 secondi dal gruppo davanti, poi ho detto ma sono qui in Australia, sto bene, ci provo dai che vuoi che sia. Ho tirato oltre il limite per un paio di giri, li ho ripresi e alla fine è successo che ho vinto, quindi è stata la prima gara dell'anno, prima gara in Supersport, vittoria, un omino di 82 kg su 600, però insomma è andata così. E uno dei momenti più belli, vabbè, a parte l'italiano con la mega Gusta, ma la prima fila nel mondiale Superbike a Imola con mio babbo che mi segnalava con la tabella che non si sapeva bene se sarei stato in prima fila o in seconda fila perché era una qualifica bagnata, una Superbike bagnata, tutti erano entrati subito con le rain però la pista stava asciugando, allora con mio babbo mi ha detto babbo aspettiamo un attimino, ho detto ai tecnici fermi, aspettiamo, sono 12 minuti, aspettiamone 5-6 perché asciuga, facciamogli finire le rain allora. E abbiamo aspettato un po', sono entrato e sono riuscito a fare quarto tempo, però l'ho saputo, cioè mio babbo era con la tabella ma non me l'ha data perché non aveva tempo di mettere il numero, il 4, il 5, il 3, o il 2, o l'1, o il 6 di una posizione, quindi era in piedi al muretto con questo cartellino col 4 sopra così, e lì è stato veramente uno dei momenti più belli. Invece adesso ti dico il mio momento più bello di quando t'ho visto, che è il mio ricordo. È nel 2009 a Monza in sella alla Kawasaki dove in quella prima variante sei partito a razzo nel mucchione ed sei caduto, ti sei trovato in mezzo agli altri e purtroppo sfortunatamente sei caduto, ma hai recuperato, hai preso la moto e da lì in poi hai cominciato a tirare come un matto tirando staccate alla prima variante. Io ero sugli spalti in mezzo alla gente, prima ogni tuo variante. passaggio, ogni tua staccata c'era un boato incredibile di tutta la Guarda, gente. Quella è stata quella di Monza è stata una gara, sì, ti dico, io per quanto mi riguarda non è stato, forse è stato il peggior risultato della mia vita in una gara perché sono arrivato penultimo, proprio in una gara, quello sì, a qualsiasi livello. In gara 2. E lì per lì sinceramente non ero proprio, era la mia prima gara dei campionati del mondo in Italia, okay? Quindi io non avevo idea di quello che volesse dire, ho sempre visto la TV, era la mia prima gara in Italia del mondiale Superbike,
Quindi ho fatto la gara, sono caduto subito, mi sono toccato con Iannuzzo, che ancora ringrazio per avermi fatto cadere perché almeno ho potuto fare la gara. E sono ripartito dietro la safety car e ho detto: ascolti, io sono qua ormai, che cavolo, che rientro in box a fare? Sono qui, mi diverto, vado, spingo, se riesco a passare il penultimo, bene, se no finisco ultimo. Così è andato. E quindi ogni giro cercavo, dato che non avevo, ad esempio, che ne so, prendere punti o mantenere la posizione. No, ero proprio un cane sciolto, così. E Quello si vedeva, si capiva allora ho benissimo. detto, io tiro più che posso, ricordo, pazienza. E, a parte che è sempre così tutte le curve, ma lì ero proprio. E dopo metà gara mi rendevo conto che c'era qualcosa di strano, perché in prima variante, alla fine, quando il motore calava, che facevi il cambio di direzione, sentivo qualcosa di diverso. E poi quando sono riuscito a passare Roche, in prima variante io potevo già passarlo in Ascari, eh? Questo non so se l'ho mai detto. Potevo passare in Ascari, potevo passarlo in parabolica, però ho detto aspetta, io sono caduto in prima variante e lo passo in prima variante, cavolo. Così almeno Lì sono... c'ho un motivo. E lì ho sentito, quando ho messo la prima io non ho sentito più niente, la moto non la sentivo. E ho detto che belle le gare in Italia alla Superbike, fa sempre così, sai che figata. Quindi ho finito la gara, ho finito il giro, mi sono fermato, tutti esultavano, esultiamo, contenti che ho fatto la gara così. Sono arrivato penultimo, non so cosa c'è da esultare, però vabbè, esultiamo. Beh, hai Rientro in regalato. box, quando sono rientrato in box, Pedercini mi fa: oh, hai fatto un paio di bei giri da tempo intorno al 10º, 12º, quindi buono così, peccato per la caduta. Ho detto: oh, ma sai che c'è un sacco di gente che esulta dappertutto. All'Ascari c'era uno che stava nel muro interno, stava per cappottarsi giù per applaudire. E lui: sì, no, ma quelle cose lasciale stare, concentriamoci sulla gara. Va bene, esco dal box, apro la porta. C'era, non so, sono state 150 persone, senza scherzare, tutte fuori al box a aspettare. Sì, Ho sì, sì. richiuso e ho detto: Donato, vieni a vedere. È stato bellissimo, sì. Però no, io ti parlavo delle cose belle sportive, cioè a livello di risultato sportivo. Poi è chiaro che quella forse è una delle gare più belle della mia vita, anche se ho Sì, finito lì per quello, penultimo, perché chi se la ne gente che frega. ti ha guardato in quel momento era, Ma me lo tanto io ho ricordo conosciuto Michael benissimo, che Jordan, era ma che me ne impazzito. frega. Esatto. Esatto, quello basta e avanza, guarda. Senti, invece passiamo alla tua scuola Race Mode e dell'utilizzo Sì. delle piccole ovali. Parlaci un po' di questo tuo progetto. Sì, allora, Race Mode è una scuola per chi va già in moto, diciamo, non è un inizio dove si inizia a imparare ad andare in moto. Quindi è per chi vuole iniziare ad andare in pista. Chi vuole andare in pista o chi c'è già stato, o anche chi ci sono diversi livelli di scuola in base alle capacità di ognuno dei clienti. Cliente è brutto, aspetta. Dei corsisti, ecco. Di Dei corsisti. corsisti. C'è chi non è mai andato e li metto tutti insieme in una giornata apposita dove la pista è in esclusiva, a Magione. E lì si impara, secondo me, bene, perché con la pista libera sono io, magari un altro istruttore o due, e le persone, 3-4 persone insieme a me e basta. Quindi in pista siamo 10 in gruppi, ci dividiamo in un certo modo. E per chi non è mai stato in pista, secondo me è una delle cose migliori da fare, più che andare a girare in una giornata di weekend, perché poi puoi trovare chiunque, hai paura di dar fastidio, ti giri, fastidisci anche gli altri, Sì. che la pista viene vista come una cosa anarchica, in realtà ci sono delle regole che se le segui sei in sicurezza, ti diverti e per strada quasi smetti, magari ti prendi un'ornettina, una motina più tranquilla per andare a mangiare un panino con la ragazza. Il solito diretto fuori porta. Esatto. Poi c'è il corso un po' più avanzato che si chiama Evo per chi già va in pista e che vuole migliorarsi, che sono la maggior parte delle persone al momento. E poi, vabbè, ci sono i corsi Race Mode, ma sono i one-to-one con piloti che fanno magari trofei, Coppa Italia, cose del genere, gente che gira anche 56 al Mugello, che li tocca anche sudarselo il corso, perché tutto il giorno è 56, insomma. È un po' impegnativo. Sì, diciamo che non è come 2.12, ecco, Esatto. sinceramente. E quindi sono qualche anno che ho aperto questa scuola, l'ho sempre fatto. Come pilota, però adesso ho aperto questa scuola perché sono anche tecnico federale di secondo livello e nel futuro qui in Italia, in centro Italia, voglio creare quello che ha creato poi Pedersoli su al nord,
voglio crearlo a Magione, ci stiamo riuscendo, ora questa magari battuta da testa non ci voleva, però. E con Leovale stessa cosa, qui ad Arezzo apriremo a breve un piccolo circuito asfaltato. E ho fatto uno dei peggiori investimenti della mia vita comprando 5 moto a febbraio, ovale, che sono ferme lì da 2 mesi, mai accese. Quello Cioè, proprio investimento top. avrai modo adesso, speriamo di sfruttarle. Speriamo, speriamo. E Ma quindi anche con quello inizierò con i ragazzini, con i bimbi, eccetera, eccetera. appunto con questo, ma preferisci insegnare di più ai più piccoli o già a qualche ragazzino un po' più grande, grandicello magari? Allora, il top sono i 15 anni, 15-16 anni, perché sono già caduti tante volte, se sono già andati in pista ovviamente, sono già caduti, hanno già un po' di esperienza e devi solo fare un lavoro di rifinitura. È quello un po' sportivamente più soddisfacente. Quello più divertente sono i bambini. Bambini che è la prima volta che li metti in moto gli devi spiegare cos'è un freno, che cos'è il gas, a cosa serve la frizione. Che ti dicono, qualcuno dice sì, ho capito, e non hanno capito niente. Oppure c'è qualcuno che ti dice che ha capito, e in effetti ogni 5 minuti fa un passo in avanti. Io da solo, quando guidavo da solo, che ho imparato ad andare in moto, ci mettevo mesi. Cioè, in 2 giorni di scuola, con le minimoto andiamo con l'Anelli, con la scuola di velocità, scuola italiana velocità, e lì al Mugellino, Misanino. E ci sono dei bambini che fanno impressione. In 2 giorni i genitori che si commuovono perché dicono: ma questo l'altro giorno neanche sapeva cos'era una moto, adesso guarda, ginocchio in terra. Qualcuno che fa dei lanci spettacolari. Sì. E poi ci sono anche gli adulti, perché c'è qualche 40-45 anni che ormai sono 20 anni che va in moto, va così, cerco di fargli capire il perché gli altri fanno altre cose e come. Quando lo capiscono, tornano bambini. Perché si divertono, vanno più in sicurezza, vanno più forte, molto. Alcuni perdono 4-5 secondi in un giorno, andando più rilassati, facendo meno fatica, e sono contenti. Dicono: ma vedi proprio gli occhi, sai quando c'è uno soddisfatto, che è Quella rilassato, contento, poi e quello struttura dà è soddisfazione. Molto sì. bello. Poi ci sono, vabbè, quelli duri che tu gli dici: guarda, così, 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 va bene. Niente, che non cambia nulla, Cambiano una virgola. niente. Poi si riguardano, lo vedono, dico: eppure io ero convinto. Però, sai, ci sono dei collegamenti. Sto imparando facendo le lezioni che ci sono. La cosa più importante è il collegamento tra il cervello e il tuo corpo, non tanto quello che capisci, ma quello che vuoi capire. Sì. Lo E se tu sei autolimitato, che tu secondo te quello è il tuo limite, io ti posso dire posso quello che fare. vuoi, ti posso dire quello che vuoi, che non. Magari hai degli input che poi in futuro, nelle giornate da solo, vai a girare, piano piano ci studi, ma tanti si mettono il paletto lì e quello è. Quindi lì è, Rimane. diciamo, un po' più frustrante perché ti impegni, ci provi. Ecco. Sì, però non riesci mai a dare un po' qualcosa Forse in più. Ma sempre che tutti tolgono 5. Ho della gente che ho tolto anche tra l'altro Johnny ha fatto un corso con me, abbiamo tolto 16 secondi, sì. Da un anno all'altro, stessa pista, diciamo da settembre a maggio, ha tolto 16 secondi, ma diciamo che non sono stato bravo io a togliere 16 secondi, diciamo che prima Johnny era un po' acerbino, dai, è stato facile. Senti, invece, tornando sui giovani talenti, c'è qualcuno, qualche ragazzino giovane che hai già visto, magari che è promettente? Guarda, io seguo anche i ragazzini con le ovali al CNV. Al un trofeo, non è un campionato italiano perché è organizzato dall'ASI, che è un ente di promozione sportiva, quindi non sono gare titolate, però possono correre un po' tutti, diciamo. E ci sono dei ragazzini che vanno forte con queste motine. Sono dei bimbetti dagli 8-11 anni che fanno veramente paura. E il problema lì sono i genitori, perché non tutti hanno genitori come l'ho avuto io, per fortuna, che mi ha solo aiutato. Anzi, se non ci fosse stato Gigi sarebbe stato impossibile. Forse giocavo ancora a basket e non avrei conosciuto Michael Jordan. Però tanti ragazzini hanno, diciamo, il papà che vuole. Papà, ora, sono una ragazza brianzola, dico papà, il babbo che vuole
che vuole che il figlio corra più che il figlio, sì. Anche troppo a volte, anche le mamme, ho visto delle mamme belle aggressive, ma quello anche, purtroppo anche poi meno, sì. È così. Sì. C'è tanta passione qui rispetto ad altri sport, a quello che ho potuto vedere, sì, però sì. Insomma ci sono delle situazioni un po' strane. Senti, invece a questo mi collego a una domanda di un nostro utente, che è Pier Giorgio Maffè, che ci chiede: a tuo parere ci sono giovani promesse che non riescono ad emergere per questioni di finanze, oppure se dimostri di andare veramente forte, qualche addetto ai lavori poi prima o poi lo nota e magari riesce anche a farlo correre? È sempre stato il problema di questo sport, la parte economica, perché ci sono, secondo me, ci sono tanti campioni del mondo che non hanno neanche fatto una gara. Tanti campioni del mondo vuol dire che è gente che sarebbe stata in grado di fare cose. Io avevo il mio compagno di classe, il Martelli, non mi ricordo il nome, però si chiama Martelli di cognome, che in motorino e scooter faceva. Io non gli stavo dietro andare a scuola, e pomeriggi non ce la facevo, andava troppo forte. In compagnia ce l'abbiamo sempre avuto un po' tutti, quello che ecco, e non ero io, capisci? Sempre fortissimo, però non ero io. E quindi lui poi si è un po' perso tra ragazze, un po' di, diciamo, sostanze simpatiche, ha un po' perso la strada. Okay, non ha mai corso, non avrebbe mai corso perché comunque è uno sport costoso. Io sono stato fortunato perché ho mio babbo che mi ha sempre fatto da meccanico. Abbiamo un'officina, quindi per noi il costo principale, cioè la moto, l'assistenza, non c'era. Facevamo da soli. Noi abbiamo vinto i campionati, due campionati italiani con Kawasaki 600 MV1000 stock. Io, lui, furgone, cassettiera, tenda, veramente così. E ora non si può più fare, ora è una cosa impensabile. Questo è un po' quello che manca per trovare futuri campioni. Poi, per tornare alla domanda di Pier Giorgio, ci sono tantissimi, per farti giusto capire quello che vuol dire poter fare questo sport, una dimostrazione palese è Marini, fratello di Valentino, che nei primi 4 anni, 5 anni non andava veramente forte per niente, cioè arrivava dietro, ma non è per dire, per parlare male di una persona, è che proprio l'80% dei piloti contro i quali correvano gli arrivavano davanti. Adesso è campione in Moto2 perché può allenarsi tanto. È uno sport alla fine difficile perché devi alzare, è pericoloso, quindi andare verso il limite fa paura. E quindi se hai la possibilità di avere tempo per arrivare piano piano al limite è molto più facile di uno che deve arrivarci prima possibile, perché il delta è tanto. O hai un, come Biaggi o come tanta gente, che hai un dono innato che prendi, vai forte. Però persone come ad esempio Marini, che ora giù il cappello, io se vado con lui in pista mi mette dietro al 99%, però sono la dimostrazione che questo sport comunque dà la sua grande importanza anche alla parte economica, che è sempre così, sarà sempre così. Io anch'io mi sono lamentato per un periodo, poi ho smesso perché ho visto che non cambia niente, e comunque quelli nuovi che arrivano poi si lamentano anche loro. Si sarà lamentato anche. È sempre così. Capirossi ha fatto l'ipoteca alla casa per poter correre, quindi mi dice tante cose, no? Sì. Infatti, senti, molti piloti o team che corrono appunto adesso nel campionato nell'Endurance o nel CIV, sappiamo che lo fanno comunque come secondo lavoro, hanno alle spalle già un primo lavoro. Certo. Secondo te, o anche come te, che cosa spinge questi, o cosa ti spinge a questo sacrificio poi di voler correre? Ma perché sotto sotto c'è passione. Secondo me chi non corre più non ha più passione, perché chi va forte una moto per correre la trova. Io ho la fortuna adesso di avere un team che mi vuole a correre, che quindi per me non è un costo, anzi è una passione che ho, posso farla, finché posso farla la farò, quando non potrò più farla smetterò. Per ora il bilancio tempo investito, lato economico, lavoro, ancora siamo lì, ci siamo, quindi se posso non lavorare una settimana per andare a fare il mondiale del Boldor e comunque guadagnare la stessa cifra, va bene, certo. Va benissimo. Non, nessuno poi, il professionismo in questo sport non esiste, perché non è neanche riconosciuto come sport professionistico. I sport professionisti ci sono, mi sembra, box, tennis, calcio, sono 4-5, non sono tantissimi. Mm-hmm. Quindi sì, è, sì. Un,
è uno sport dilettantistico in cui se uno è molto bravo guadagna tanti soldi, che è diverso. Quindi chi dice faccio il pilota di professione, ok, o sei Valentino, sei Petrucci, sei Dovizioso, ci posso anche credere, magari qualche pilota tipo Canepa, un Polita che fa l'IDM di lavoro. Noi siamo pochi a essere piloti professionisti. Già chi fa il CIV, c'è Pirlo al CIV di pilota professionista, ma non per sminuire il CIV, perché comunque il CIV ha dei costi che uno deve sostenere. Esatto, non tutti riescono comunque. Quindi, sai, è un discorso molto ampio, ecco. Sì. Senti, invece ho sbirciato un po' sul tuo canale YouTube ultimamente, ma Sì. hai intenzione di diventare uno YouTuber? Guarda, io faccio quei video lì su YouTube con RaceMode perché sono tante cose che mi chiedono di continuo quando faccio i corsi. E non è che mi pesa dirlo, però dopo 3 anni che mi chiedono, oh, ho comprato la moto originale, che gli faccio per andare in pista? E ti ascolta, sai che faccio? Quando me lo richiede il Video. prossimo, gli dico, c'è il video, vai su YouTube e lo Esatto, guardi. fatto. Sono quelle cose che tanto, quello è, non è che ti inventi niente, ma c'è il mio come ce ne sono decine e decine di altri. Però chi si, secondo me, più che dire, guarda, vai a vederti il video di Tizio Caio Sempronio, quando io ti spiego come andare in pista, c'ho un'officina, sono un meccatronico, faccio da 10 anni questo lavoro, da 30 anni, da quando nasco, che sono in mezzo alle moto da competizione, ma perché non te lo devo dire io, scusa, Esatto, ti sembra esatto. stupido. E quindi No, mi tra sono l'altro sono fatti i video. partiti molto bene, quindi secondo me aiutano molto anche le persone. Sì, ora c'è il tempo, è quello che è, non c'è molto tempo per poterli fare, perché tra l'altro il ragazzo che mi dà una mano con le riprese e i montaggi abita qua vicino, ma non può venire in officina, quindi siamo bloccati. Sarebbero stati 2 mesi molto Più fruttuosi. produttivi. Sì, però è andata così. Senti. Arriviamo quasi alla fine della nostra intervista, ti chiedo un'ultima cosa, ci racconti un aneddoto divertente che ti è capitato durante i tuoi anni da pilota che ricordi maggiormente? Tutte le gare aneddoti divertenti. Aneddoto divertente che si può dire su Instagram. Dire, Sì, esatto. uno carino è stato dopo Assen 2010. Sì, ero a correre su con la Ducati Supersonic. Era andato abbastanza bene, mi sembra avevo fatto con loro la prima top 10, ottavo, nono, non mi ricordo sinceramente, però mi ricordo, eccomi, venivo via col camper con mio babbo felice, ecco, ero felice, e venivamo giù di strada verso tornare in Italia. A un certo punto passa una macchina di quattro italiani, sai, su in Olanda, anche lì, come il Martelli, sostanze stupefacenti, alcol, quindi erano tutti un po' più felici di me, erano, ecco. Senza aver corso, e uno ha tirato fuori dal finestrino della macchina uno striscione dal davanti al dietro, quello davanti lo teneva davanti, quello dietro lo teneva dietro, e c'era scritto Scassa, figlio di Troy, che è stato uno dei cartelli più belli che mi abbiano mai dedicato. Ti È ricordi stato ancora? ogni tanto quando penso a Assen, penso a quello lì, quel matto che mi ha dato lo striscione. E dopo, praticamente, dopo qualche anno mi ha ritrovato. E mi ha dato nel paddock, mi ha dato lo striscione che io ho in officina da una parte tenuto lì come una reliquia, Scassa figlio di Troy, perché insomma, Quella era da tenere in corniciare. sì, bellissimo. Senti, tanto abbiamo Alex Polita che ti dice che sei bellissimo, oltre Ah, all'articolo. grazie. Scemo. Sì, anche no, ma tanto io a livello suo e di Sandy non riesco, riuscirò mai a. Non riuscirò mai a arrivarci perché sono ad un altro livello. Loro sono proprio molto più belli di me. Io sono sciupato dal tempo e dal lavoro. Loro E ancora dal fanno i lavoro piloti. è quello che Fanno i sciupa. piloti, quindi sai, è più facile. Fare il pilota. Non più tempo da dedicare a se stessi. Luca racconta. Pensavo il rettilineo fosse più lungo. Ah, sì, no, Francesco Cavalli, che è uno dei ragazzi che corre ha corso con noi, col mio team, nella Coppa del Mondo Superstock 2015-2016, c'è stato un incidente senza fare troppi nomi di un altro ragazzo che l'ha centrato in pieno Aragon tra una variante e l'altra. La scusa è stata l'ha centrato pieno, portato via. E
e ha detto: "Ah, cavolo, scusa, non pensavo ci fosse la curva. Nel gioco della PlayStation è più lontana la curva, quindi pensavo". Invece poi in realtà era proprio Cavolo, vicino. sì, ha sbagliato di 20 metri, però l'ha preso piano. E stava per prendere anche me perché io ero davanti, che gli stavo facendo un attimo vedere le linee, lui era dietro e dietro c'era l'altro che mi ha mancato, mi ha detto Francesco di niente, se portavi anche me la sotterravamo lì nella linea di fuga. Faceva un bello strike se prendeva anche te. Ah, numero uno. Va bene. Senti Luca, io ti ringrazio intanto per averci dedicato un po' del tuo tempo. E Mi scuso per prima, ma è stato un casino in figurati, officina oggi. immaginavamo. Insomma, dai, comunque si è stati 50 minuti, dai. Ci Intanto sta. salutiamo tutti quelli i nostri follower di smanettoni.net che ci seguono e speriamo comunque di rivederti presto, anche magari per qualche altra intervista o anche altra live. Quando volete, quando non ho clienti che mi stressano, che continuano a chiamarmi, dopo vi rispondo volentieri, molto volentieri. Grazie mille, Va bene, grazie mille. grazie, ciao a tutti, un Ciao, saluto buona serata. Francesco, Alex, Luciano, Vito, Francio, sono tutti. Ciao. Salutiamo tutti.